Salve a tutti, sono Mr. Camarium, questo è il mio canale. Oggi parleremo di un software gratuito con cui è possibile modificare personaggi 3D o realizzarli. Rispetto al software che vi avevo mostrato in un video precedente, quella era grafica vettoriale 3D, questo invece è grafica scultorea. Quindi il programma in questione si chiama Mesh Mixer. La cosa più importante è che è gratuito, una bella parola gratis che fa piacere un po' a tutti. L'Autodesk l'ha messa a disposizione a tutti, quindi lo potete scaricare e installare tranquillamente. Come funziona? Basta cliccare su Importa e possiamo importare i file STL. In questo caso il personaggio in questione è Spider-Man. Di questo personaggio andrò a eliminare un pezzo in particolare. Poi con questo programma andremo a eliminare questo punto qui. Allora, questo programma si muove un po' come l'altro che avete visto online. Ha il cubo qui in alto con cui è possibile ruotare tutta l'area. Oppure ritornare allo stato iniziale premendo sulla casellina. Allora, andiamo a fare lo zoom sulla zona che è interessato con la rotellina. Il comando in questione è Select. Utilizziamo un pennello abbastanza piccolo, non troppo grande, e andiamo a selezionare le parti che vogliamo andare a eliminare con il tasto del mouse, il tasto sinistro. Adesso come procediamo? Basta semplicemente cliccare il pulsante Cancel o Del della nostra tastiera. Sul cubo in alto ruotiamo per andare a vedere quali altre parti dobbiamo andare a selezionare. Sempre facendo molta attenzione, clicchiamo sulle zone che ci interessano. Di nuovo il tasto Cancel o Del e procediamo. Tenendo premuto con il tasto sinistro del mouse possiamo creare un'area da selezionare, sempre il tasto Cancel e elimina. Facciamo la stessa cosa anche qua sopra. È un processo un po' lungo, ma necessario. Ah, attenzione, se succede questo basta premere il tasto Esc. Andiamo di nuovo su Select e selezioniamo. Ecco fatto, sembra che vada bene. Probabilmente ci sono dei bug. Per correggere i bug basta andare su Analytics, ispeziona, ok, autoripara. Vediamo come fa. Ok, a posto. Ecco, eliminato la parte che non ci interessava. A questo punto dobbiamo fare altro che esportare in questo modo con l'uomo ragno. Andiamo, sì, va bene qua, salva, andiamo a controllare. Quindi andiamo in pezzo eliminato, quindi adesso posso prenderlo e mandarlo in stampa. Ok, allora adesso vi lascio a voi una buona giornata. Spero che possa ritornare su questo programma e spiegarvi come utilizzarlo per ulteriori modifiche sui nostri modellini. Quindi buona giornata a tutti e vi raccomando un bel like.